Salve a tutti, sono in questo posto meraviglioso che mi ricorda un po' la mia infanzia. E come nasce il mio romanzo Madre ti ho aspettato a lungo? Nasce da appunti presi nel corso della mia vita perché non riuscivo a parlare con le persone, perché non mi fidavo più di parlare con le persone. Infatti, in un capitolo di questo romanzo si parla proprio di questo, il raccontarsi e poi rischiare di essere invece minacciati, no? Di rivelare i miei segreti. Da lì ho imparato a non raccontare più, ma a scrivere quelle che erano le mie emozioni, le mie sensazioni e quelli che erano i miei problemi poi che si sono susseguiti nel corso della mia vita. E così sono nati questi appunti che poi li ho fatti leggere ad un carissimo Allora, tu amico. sei? Io sono Anna Adler, ovviamente è uno pseudonimo per proteggere le persone che nomino in questo romanzo. Questi appunti sono stati letti da questo amico che mi ha spinto a pubblicare questo romanzo. Come, qual è il nome? Madre, ti ho aspettato a lungo. Puoi portarlo anche più in camera così. Ecco, Lo ve lo faccio facciamo vedere vedere bene. meglio. Allora, questo diciamo che sì, adesso va bene. Va bene? Quindi tratta di un grande tema. Tratta di un tema che è ancora oggi purtroppo attualità, la violenza sui bambini, il bullismo a scuola e la violenza sulle donne, che purtroppo ancora è un tema molto molto attuale, Purtroppo, non infatti, che purtroppo. noi poi correremo alla musica attraverso le canzoni Attraverso le che canzoni, sì. insomma tanti artisti italiani e artiste dedicano proprio per questo tema. Già, già. In questa intervista mi correggo un attimino perché qualche giorno fa sono stata intervistata da Rai Radio Live e ho fatto l'errore di dire spesso la parola esattamente, ma non sono molto abituata a parlare, sono più abituata a scrivere. Infatti quando devo parlare preferisco delegare la mia amica Nunzia Tricarico che parla per me e racconta per me questo romanzo. Quindi sono un po' in imbarazzo davanti alle telecamere. Questo posto è un posto meraviglioso, immerso nel verde, dove ci sono gli olmi, che io parlo nel primo capitolo di questo romanzo, dove c'è il sacco di crine. Questo è un sacco di crine originale, i buchi sono mangiati Sì, dai dai dog, no, topi, questo lo è possiamo proprio pulito, dire, però, cioè, nel pulito, ma senso, è era proprio originale. un cimelio, insomma, Sì. ritrovato in questo casale semiabbandonato. Questo era un casale semiabbandonato, appunto. Il crine lo usava mio padre sulle spalle per proteggersi dal freddo, ulteriormente, oltre alla giacca che indossava. E lo usava anche per raccogliere la foglia. All'interno di questi sacchi veniva messa la foglia di olmo per poi portarla alle mucche da lattazione. Dove? In che posto siamo? Siamo in un paesino in provincia di Frosinone. Non cito il paese esatto, sempre per proteggere le persone che racconto su questo Certamente. romanzo. Il fuoco Quindi era persone reali persone che hanno reali. subito, insomma, Sì, una esattamente. violenza reale. Esattamente. Ecco, vedi la parola esattamente che mi viene sempre spontanea. Hanno subito, sì, violenza reale. È un autobiografico. È un autobiografico. Il fuoco serviva molto a scaldarci a noi contadini, perché io sono figlia di contadini e mi vanto di questo. Mio padre si usava a mettere così, ho le scarpe sporche di terra perché ho fatto il giro qui del casale, un posto magico, e per scaldare i piedi, ma toglieva le scarpe proprio per evitare che si scollassero, si rovinassero, perché ce n'era un paio per stagione, un paio d'inverno, un paio d'estate, quindi non si possedevano molte scarpe. E io con lui, accanto al fuoco, vivevo momenti magici. Qui, però, più,
più o meno diciamo la zona, cioè La no, zona è no, terra sociara. ecco, no, non Sì, per il paese, è terra sociara, terra sì, quindi sociara. cioè nel senso l'odierno Frosinone, L'odierno Frosinone, ecco. sì. E poi la ciociaria era diciamo relativa alle scarpe, tipologia delle scarpe, no? Che erano le cioce. Le cioce, esattamente, le cioce, che io, mio papà le indossava, mia madre da giovanissimi, poi quando sono andato io già le cioce venivano utilizzate soltanto per feste folcloristiche, Folcloristiche, certo. esatto, Vabbè, giovane. sì. E voglio leggere un pezzettino di questo romanzo, diciamo Sì. il primo capitolo. A quei tempi fare la foglia significava raccogliere la chioma degli olmi con cui si nutrivano i bovini, soprattutto le vacche da lattazione. Oggi è divenuto difficile disporne senza considerare i costi per la raccolta. Allora invece era una consuetudine. Mio padre metteva sulle spalle un sacco di trine che gli arrivava fino a metà schiena e lo bloccava con uno spillo gigante. Vestiva una camicia di flanella pesante sopra una maglia di pura lana vergine lavorata ai ferri. Vado oltre, si scaldava al fuoco per poi rindossare queste scarpe numero 48 perché mio padre era molto alto e poi usciva posando la scala sulle piante di olmo a raccogliere questa foglia e io vedevo queste piante spogliarsi, no? Del loro vestito e tremavo perché dico chissà quanto freddo avranno questi alberi. Poi quando mio padre scendeva dalla scala per andare a portare queste foglie alle mucche, io lo seguivo e mi facevo spiegare per quale motivo dava questo cibo alle vacche da lattazione. E lui mi diceva perché avrebbero dato più latte e io avrei avuto più latte per me, visto che il latte veniva venduto. E sono momenti molto belli da Intimi, ricordare, ecco. molto intimi. Che ho voluto condividere un po' con tutti. E quindi in questo momento diciamo che è un momento molto bello della mia infanzia. Sono piccoli attimi che io ricordo con molto piacere perché sono stati pochi questi attimi molto belli. Questo guardare il fuoco insieme a mio padre e chiacchierare. Difficile era invece farlo con mia madre perché era sempre, secondo lei, piena di impegni per potersi fermare a fare quattro chiacchiere. Quando si fermava era per usare violenza, perché magari aveva abusato un po' dell'alcol e questo gli permetteva di essere più cattiva, diciamo, no? E dimenticare un po' che da questa parte c'era una bambina che invece aveva bisogno più di un abbraccio piuttosto che di uno schiaffo. E questi sono momenti che ti Ma restano sulla pelle. quindi mamma, qui Mia mamma, parli di sì, mamma. mia mamma, sì. Quindi diciamo questa è la realtà con cui è Dell'infanzia, sì, dell'infanzia, che dell'infanzia. è una prefazione sul libro, la Esattamente, parte esatto, della prefazione, e sì. poi porta. Porta un'adolescenza fatta di isolamento in qualche modo, venivo isolata da mia madre, dai compagni di scuola, perché i compagni di scuola mi vedevano vestita un po' da maschiaccio, perché mia madre preferiva nascondere la mia femminilità e quindi mi prendevano un po' in giro, per cui ero quella il capro espiatorio per i compagni di scuola. Ecco, qui nasce il bullismo. In questa scuola io mi sono fidata di una ragazza una bambina all'epoca, a cui ho raccontato il mio rapporto con mia madre, il rapporto che avevo con mia madre, mi sono fidata di lei e invece lei un giorno mi minacciò telefonicamente dicendo che avrebbe raccontato tutto a mia madre se non gli portavo dei soldi. E lì ho portato molti soldi a scuola rubandoli a mia madre, pagando il silenzio, ecco perché poi ho iniziato a raccogliere gli appunti della mia vita senza poterne parlare più con nessuno perché avevo imparato in quel momento a non fidarmi più. È una storia insomma che abbastanza
toccante, ecco, in questo senso che interiormente lascia una traccia profonda, Lascia una traccia ecco. indelebile, profonda. Anche oggi parlare dei miei problemi quotidiani, quelli che un po' tutti abbiamo, insomma, non è che ho grandi problemi per fortuna, mi diventa difficile parlarne ancora oggi con persone di cui mi fido invece ciecamente. È rimasto dentro di me questo Diffidenza. risolvere, sì, questo risolvere i problemi da sola, senza chiedere niente a nessuno. Mi è rimasto dentro. E quindi questo poi diciamo, è un capitolo quindi dell'adolescenza Sì, è un capitolo dell'adolescenza. che ulteriormente quindi segnato il futuro che viene raccontato nel libro. E come vai, trova tu. Dopo il Poi, capitolo. guarda Anna, se vuoi, poi, cioè, se siedi tu su questa parte qua più della... No, no, proprio sull'angolo, ecco, così, brava. Ok, così Sì, mi vedi meglio. ci vedi meglio. Allora, vediamo un po' di trovare un altro. Io senza occhiali da Che voglio di vista. quella femminilità che invece è presente positivamente, ci facciamo vedere, Grazie, insomma, ecco, in gentilissimo, questo gentilissimo. Vabbè, adesso senso. E diciamo che comunque, cioè, e le scarpe, guarda, si scollano ancora, pure senza si cammino, guarda. scollano. Si scollano ancora. Allora, io volevo trovare il momento in cui parlo. Angela, perdonami, al momento non posso dirti altro, ancora un po' di pazienza e saprai la verità. Questo è il momento in cui io chiedo a mia zia chi era mio padre. Perché questa domanda? Perché si vociferava nel paese che io non fossi figlia all'uomo con cui mi scaldavo davanti al fuoco, che non fossi figlia all'uomo che mi insegnava tante cose, che mi voleva bene, che mi abbracciava, a cui davo la mano di notte quando avevo paura. E si vociferava che ero figlia a un uomo che era di passaggio dalle nostre parti e che era un caro amico di famiglia, un uomo che mi regalava i giocattoli, l'unica persona poi in realtà che mi regalava giocattoli, perché erano qualcosa in più che non, oggi si regala molto ai bambini, invece prima era qualcosa, qualche evento speciale per cui si venivano regalati i giocattoli. E invece lui me li regalava anche fuori dai momenti speciali che poteva essere il Natale, un compleanno. Anzi, io nei miei compleanni non ricevo neanche gli auguri perché non si usava da noi, non si usava nelle campagne fare feste di compleanno come si fanno oggi con tanti regali, non si usava l'albero, dove sotto l'albero venivano messi i regali a Natale. Si usava farli quando, che ne so, si voleva bene a una persona, allora si facevano dei regali. E quest'uomo mi regalava molti giocattoli. Che era tuo padre, insomma. No, era un amico di famiglia. Quando io ho scoperto dal vociferare della gente che poteva essere invece mio padre, ne ho parlato con mia zia, ma ne parlai anche con questa compagna di classe e questa compagna di classe mi ricattò per un bel periodo perché non potevo dirlo a mia madre, non potevo fare a mia madre una domanda di questo tipo perché già era violenta nel Quindi è suo. correlato a quello che dicevi prima del fatto dei Esatto, soldi diciamo, nella scuola. E sì, è parliamo correlato. nell'epoca degli anni 70, Sì, parliamo degli anni quindi 70, recentemente, sì, sì, fine anni contemporaneamente, 70, sì. Sì, ecco, sono fine nata nel anni, fine, giovanissimo. sono nata nel fine anni 80, fine Quindi anni 60, quindi una storia dei ragazzi, cioè voglio dire, di oggi. sì, ragazzi di oggi. Sì. E da qui poi la risposta non mi è stata mai data. Quindi che sentivano pure rock perché cioè, no, insomma, la Si musica ascoltava anche come vedo che c'è l'abbigliamento di oggi, un molto po' rock, e documentato. voglio dire, il piercing al naso è veramente bello, guarda. Grazie, beh, questo ha un significato, ha un significato, significa che appartiene a qualcuno e io l'ho messo perché io appartengo a me stessa prima di tutto. No, no, no. E quindi continuando. Poi passa del tempo, nella nostra vita entra un altro uomo, un altro amico di famiglia. Quest'altro amico di famiglia mi guarda crescere.
e mi guarda iniziare a prendere forma, quindi le forme di una donna, il Donna. seno grande, le curve armoniose, e si invaghisce di queste curve armoniose. Si invaghisce a tal punto che inizia a provarci, no? A fare dell'avanzo A fare delle di una avances. ragazza adolescente. Un adolescente e lui un uomo adulto, Adulto. adulto, io ero una tredicenne, cioè ero giovanissima. Sì. Inizia a fare delle avances, ma quando io lo dico a mia madre, lei non mi crede, perché pensa che quest'uomo entrato così prepotentemente in famiglia era entrato per darmi anche un'educazione. Quindi sarebbe stato il compagno, un compagno di tua No, madre? no, 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 Ah, un no, un amico. amico di Ho famiglia, no, capito. no, no, non un compagno di mia madre, assolutamente, un amico di famiglia, semplicemente. E mi stava educando, secondo lei, la luce che si abbassa, Sì. così come una volta che avevamo 25 watt ed erano anche troppi. Queste invece sono quelle LED, però sono, insomma, è tecnologia che viene dai cinesi, forse. Non lo so, poi c'è il potere temporale, vai. Esatto, Sarà una sì. sua Sto sbarzite. correggendo la parola esatta, vedi, Vai. sto correggendo pian pianino. Poi niente, il tempo passa e io in qualche modo mi allontano sempre di più da mio padre perché non mi difendeva come pensavo. Mi allontano da mia madre perché mi chiudeva in camera, non potevo uscire. Controllava ogni mio movimento, ogni mio Tua madre? spostamento. Sì. Non mi mandò a scuola come tutti gli altri compagni di classe, ma mi fece lavorare nell'azienda di famiglia e mi isolò totalmente dalla società. Quindi parliamo, diciamo, di una situazione post-medie, diciamo, Sì, post-medie. quindi le superiori, cioè, Diciamo quelle, quindi sì. nell'adolescenza proprio, Nell'adolescenza quindi proprio. imponendosi. Esatto, io fino all'età di 15 anni e mezzo ero molto molto isolata. Passo, cioè, una domanda, questa correlata alla musica, quale musica ascoltavi? Io ascoltavo all'epoca, mi piaceva Jimi Hendrix, Hendrix, ecco, vedi che ritorna Rock. Sandy Martin mi piaceva in quel periodo, Ti ha cioè aiutato un po', diciamo, in questi mi momenti? chiudevo un po' nella musica. Ecco, quindi c'è, cioè, nel Sì, senso. quando Quindi ero in camera mi chiudevo un po' potresti dentro. dare un consiglio a chi magari purtroppo può vivere situazioni nella musica, può essere, diciamo, una. La musica è un angolo di vita privata. Si va ai concerti Un tutti piccolo rifugio, insieme. purtroppo, cioè, nel Esatto, senso, io è non è un un rifugio consiglio, cioè, nel senso, non è comunicativo. consiglio, cioè, nel senso, il consiglio è uno, cioè, nel senso che si eviti il più possibile, diciamo, situazioni, però, cioè, nel senso, il fatto che la musica può essere un rifugio, ecco. Ma la musica è sempre un rifugio, la musica accompagna ogni momento della nostra vita, se ci sposiamo, se facciamo una festa importante, c'è sempre la musica, No, c'è certo, sempre, questo, però c'è, cioè, sempre. una situazione, diciamo, particolare. Io, la domanda era se avesse aiutato, Influisce, ecco. influisce perché In sì, qualche modo, oppure, diciamo, una salvezza, ecco. assolutamente sì, la musica è sempre una salvezza perché ascoltandola, quando noi abbiamo un problema, oppure senti, molti bambini, molti ragazzi oggi sono a casa e sentono i genitori urlare dall'altra stanza, cosa fanno? Mettono le cuffie, alzano il volume della musica. Ecco, no, questa. No, Più di questo no, è una terapia, è cioè, nel una senso, terapia. una gratuita, però, insomma, È forte, una terapia. forte, che può Aiuta aiutare. sempre, la musica aiuta sempre. Anche nei momenti brutti, non solo nei Ecco, momenti sì. belli, Certo. riempie anche gli spazi vuoti. E poi quest'uomo, Ci fermiamo ci un fermiamo un secondo po', e poi. sì.